Comunque, ragazzi, abbiamo Yumi in questa partita. Se mi fido e Yumi mi vede, mi nota, potrebbe essere un'ottima combo. Una partita con Yumi. Ah, guardate che bella, cioè bellissima. Che colori belli che ha la splash art di Yumi. Siete o non siete d'accordo? Comunque, ragazzi, so che siete in tanti, scrivete in tanti e avete scritto molti messaggi che io non ho letto, che non sono riuscito a leggere e mi dispiace, in caso ripeteteli, non è che lo faccio apposta a non leggervi, non sono cattivo, semplicemente sono umano come voi e non riesco a leggere 20.000 messaggi mentre gioco, mentre faccio le rune, mentre guardo il PGG, mentre parlo, eccetera. Second time Yumi. Non è un main Yumi? Rap disapprova, ma approva che sta iniziando a diventarlo. I approve anyway. I have a poster of Yumi behind me. I love Yumi. È il flash sta Yumi? No, no, no. I find her pretty fun as well. Questa qua è una ragazza tedesca. Where are you from, Yumi? Denmark. Cioè, praticamente siamo lì, Visto l'ho detto. Salta lab, fai mini. Ormai sono startato qua, cazzo. Cazzo, quanto dura la W? Tantissimo. Grazie Jinx per il buff. Fate l'amica così si attacca sicuro. Ci potrebbe stare. Però devo fare anche una bella figura. E mo non ne sto facendo una bella figura. Ma che succede qui? Cos'è sta vita? Ma quindi 10 esce un nuovo numero sulla lista e si vede chi ha vinto? Carletto, praticamente il 10 viene aggiornata la cosa dei sub. Solo la parte dei sub. Perché c'è Jinx Top? Perché quella è Nico. Tutorial. Come fare il red e non subire danni. Oh, guardate la mia vita, refullato. Dai, ma mi manca un cazzo al 3, va bene, facciamo questo. Ok, com'è possibile? Iki, c'è il tutorial, guarda il link che ha messo codice a bot. Sfruttare la Mabeki per fare, leggi un po'. Sento molto nabbo, questa cosa qua non la sa quasi nessuno. E cioè, a elo alto si sa, però nessuno la sfrutta lo stesso, quindi. Io la sfrutto perché da main Evelyn è una cosa essenziale. Se non sbaglio in quella clip chi stava usando codice? Quella che hai linkato tu? Lilia, che funziona anche con Lilia. Quelli non li riesco a gankare sotto torre. Avrebbe appena usato la Q, ma Talon muore, quindi non riesco. Oddio, in realtà forse... No. Con tutti i champ che hanno danno E, che startano col talismano, e che hanno un cooldown abbastanza basso sulle loro spell, da poterle fare almeno un'altra volta sui Lamabecchi. Lilia ha un cooldown bassissimo sulla Q, la Q di Evelyn ovviamente, la Q di Evecarim ovviamente. Ok, qua startiamo così, e questo. Io non so se fare quello blu o quello rosso di Smite. Quale si fa? Farò quello blu. Perché mi piace di più. Ma perché i piccioni continuano a tornarti addosso anziché restare, far stare fermi? Iki, ma che lo sei?
Visto che mi sembravi abbastanza esperto, però se mi fai questa domanda significa che non conosci alcuni oggetti. Comunque te lo chiedo, cioè te lo scrivo. Iron, ah ok, va bene. Allora, il talismano fa danno nel tempo. I piccioni vengono triggerati da questo danno, che anche se è tipo 5 di danno, e continuano a tornarti addosso. Io guardo mica gioco, ah ok, allora niente. Ah raga, ma si maxava lei, è giusto? Ho sbagliato a mettere il punto sulla Q, giusto? Cioè sulla V. Va bene. Maxo la E. Dai, per un punto non succede nulla. Maxi lei, non lo so raga, non l'ho mai giocato. Non chiedetelo voi, back. Ditemelo voi, cosa devo fare. Bene. Maxo lei. Ma posso farmi il Drake tranquillamente? Deals 20 more jungle, dragon, type jungle monster. Ma sono già morto. Cazzo. No, ma i becchi sono sempre fortissimi. Oddio, ma lì ci sono due kill, raga. Aspetta, ci proviamo. Vieni su di me. Oh! No, raga, ma cosa sta facendo? Io mi ero avvicinato per farmi fare la V e andare a ammazzare gli altri. You see my HP. Why not V on me? Cioè, potevamo farla kill. Prima di farsi prendere dalla trappolina, intendo, ovviamente. Io ci provo, raga, però secondo me questo mi fa. Cioè, nel senso, se arriva Hecarim, me sono fottuto. Non puoi? E invece lo faccio. Decido io cosa non posso fare. No, ma non sarei morto nemmeno con senza usare lo smite. Nel senso, potevo tankare un altro colpo. 0-3 mid. Molto male. Dovevo fare Shyvana mid. Cazzo, stanno davvero intando tutti quanti. Bene. Questo significa che Yumi vedrà quello che inta di meno, che sono io. E prenderemo il suo favore. L'aggiungiamo agli amici questa Yumi, ragazzi. È la seconda volta che usa Yumi. Però noi l'aggiungiamo preventivamente e le diciamo: quando sarai Yumi main, ricontattami. Vengo abusato da tutti! Sono un povero drago! Adesso bene, mi potrò trasformare, cazzo! Io vado a dormire, va bene Sansi. Comunque ho rimesso un punto sulla V per la fretta. Quindi, vabbè. Sono una viverna, va bene Sblepro. Io non le so queste cose. Povero Talon, proprio abusato. Certo che comunque sia la giungla la fa malissimo questo champion. Non è possibile che ho questa HP qua. E niente, m'ha visto Hecarim. Hecarim botlane. Ok. Dopo devo prendere questo qua invece del mana. Vabbè. Svista, questa è l'abitudine. Le lotte col drago sono due easy kill. Non sono due easy kill botlane, ragazzi, perché la botlane nemica hanno Pantheon Support, che ha una E potentissima, e Caitlyn ha 30 di farm avanti a lui. Top lane ha 40 di farm avanti. Midlane è 0-4. Vabbè. Proviamo a gankare top lane. Niente.
Qualcosa bisogna pure provare a fare. Quindi proviamo a gankare. Ecco. Ah, va bene. Qualcosa abbiamo fatto. Ciao Lorenzo, grazie per il follow, benvenuto. Adesso io ho l'unica kill del team. Tra un minuto c'è un altro drago. Potremmo riuscire a vincere se facciamo i draghi. Dai cazzo. Good mood rat. Lo sai che io ci credo sempre. Io non sono uno che si arrende così. Massa, però mi sa che facciamo FF perché... Vaffanculo, sta partita di merda. Ace Rage. Ok, stava spawnando il Giorgio top. Mi dice un po' di farm gratis. Andiamo le tasse. Allora, Lux è top, 30 secondi al drago, potrei gankare botlane, ho la ulti, ganko botlane, se va bene facciamo il drago, se va male lo fanno loro. Yumi, grazie. No, no, no. Oh. Dove è andata Yumi? Cioè, io mi sono riavvicinato per aiutarla. Vabbè. Ok. Niente. Grazie per il follow, Raf. Raf, cari, fidati. Scivana scala da Dio. Non la carrio, tesorino mio. Tesorino mio, non la carrio. Te lo dico io il perché. Primo, perché Scivana non è un champion adatto a me. Ok. Di là hanno 12 kill, 4-0 Lux, 3-0 Hecarim, hanno tanti CC, hanno modo di tenermi fermo. Io come cazzo la carrio? Cioè non è un champion che conosco problemi, è la prima volta che gioco Shyvana. Ho un team che fa cagare al cazzo e che ha perso in tutte le lane. Ok? 40 di farm in meno. Yumi la seconda volta che la gioca e abbiamo già visto che non è brava. Top lane, non ne parliamo. Mid lane, cosa c'è da dire? È l'unico che non è in svantaggio di farm, ma ha 4 morti. Io ci sto provando, ragazzi. Ok, lo sapete che ci provo fino alla fine. Anche se analizzo le cose negative, questo non vuol dire che io non ci creda. Però comunque, cioè, se non c'è molta probabilità... posso abusare questo top laner. Che non sembra molto sveglio, invece sì. Invece lo era. Caputtana. Hanno un jungle che sta 3-0 e mi scopa tantissimo questo Hecarim. Se mi trova. Comunque ragazzi, per tutti i nuovi, vedo che adesso siate in tanti. Vi ricordo che io sto facendo una challenge, ovvero la Z challenge. Sto giocando tutti i champion dalla A alla Z. E la challenge è quella di dover prendere S con tutti i campioni del gioco. Almeno S meno. Per quello siamo a Shyvana. Prima volta che la gioco. No, cos'è che mi ha rallentato? Perché c'è Caitlyn qui? Porca puttana! Vaffanculo! No! Lasciatemi in pace! Aiuto! Basta. Oh, Madonna santa! Ma che cazzo vogliono? Ma la smettete? Ma cos'è? Ma cosa vogliono da me?
Sto soffrendo come un cane. Ho un team di merda. Lasciatemi almeno giocare. Ma che cazzo volete? Madonna, Darius. Mamma mia. Allora. C'è spazio in iron. Va bene. Sì, ma lì potevo fare la R sul posto. C'era Ekrim con un HP e pure Lux. Comunque va bene, dai, 2-1-2. What the fuck, you are a retard. Allora, visto che Yumi è odiata da tutti, Yumi, sei pur su di me, anche se fai cagare, va bene comunque. Io direi di no. Yumi, stay on me and try. Oi. Almeno facciamo qualcosa. Bel barrier! Ma Dal, è ancora disponibile il torneo? Se siete insieme mi puoi spiegare come funziona, please. Il torneo, ragazzi, è full. Il torneo sul mio canale ci sono ogni mese. Quindi non vi preoccupate. Oh, dai, danni li abbiamo fatti però, eh. Un'altra kill! Ma attenzione, attenzione. Tripla! Ah, main Shyvana. La carrio questa. Ah. Drago in 12. Facciamolo da qua, che così non mi vedono. Dai, 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 640 lo smite. Boom, preso. Non mi serve un cazzo, vero questo coso? Ultimate cooldown reduction. Eh no. Lui è morto e lo lasciamo morire. Ok. Yumi, now stay on me and we can try to carry. Proviamoci. Pensate, io sono un first time Shyvana, lei è second time Yumi, stanno giocando bene in tutta sta marmaglia. Lo voleva lei? Ah, oh, cazzo, sorry. Abitudine. Sì, ma stai su di me, cazzo! Vabbè, niente. Yumi esce da me. Non ti posso dare il blu se non ti meriti il blu. Ora proviamo a uccidere quella di botlin. Questa qua me l'ammazzo io, cazzo. Slowamela. Qualcuno slow qui quella bitch! Benissimo. Non diamo il gold reset mica. Smitata dov'è?
Sì, raga, l'ho rubata Talon perché so che Talon comunque sia non è un granché, quindi ce la devo farla io questa. Sì, lui mi ha scritto avresti dovuto darmi lui, lo so, purtroppo me ne sono scordato perché l'abitudine è che lo prendo io, visto che sono soldi alla fine. Tu hai il Presence of Mind se sei una brava Yumi, quindi... È okay. Mezzanotte. Tanti auguri di buon compleanno al nostro Matt C2. Ti auguriamo tanto amore e fortuna. Matt, buon compleanno. Grazie per essere qui. Auguri, Matt SSG2. Super Saiyan, no? Cos'è che è? Auguri. Dato che, come tradizione, ogni volta che è il compleanno di qualcuno, ragazzi, giro di ruota gratis. Quindi, Matt, dopo questa partita, giro di ruota. Auguri, buon compleanno, ragazzi. Allora... qualcuno faccia qualche cosa. Ecco, bravo. Per fortuna ci sono i nemici. Perché non ho Yumi sopra? Cioè Yumi cosa fa? Oddio, ma no, non l'ho presa io. Peccato. Forse Yumi non sa che stando su di me io ho stat più alte. Purtroppo. Come fai a verificare i compleanni, fiducia? Lo verifica Willy l'Orbo. È lui che annuncia i compleanni. Lui ha una grande memoria e si ricorda i compleanni di tutti quanti. Cazzo, mi sono morticato la lingua. Però va bene, fa niente. Ok, vado da fare... non lo so, vado dal Giorgio. Possiamo vincere questa partita. Winnable, forza. Oh, can you be so strong, il Mao? Eres espanol? Così. Buongiorno cugino del mio cuore. Buonasera, Eronia del mio cuore. Way Rap, come va? Ciao Tommaso F. Tutto bene, stiamo facendo Shyvana. Sì, ma io adesso vado back. Oh, madonna. Yumi, remember in fight, stay on me, so I have more HP. E adesso cosa prendiamo? Questo. Cazzo. Che lo è? Ciao, mica tu, mica ti. Che lo siamo qua? Bronzo, silver? L'elo di compagno è quello. Il l'elo di questo account è iron, però l'elo di compagno è quello. Ottimo steal. E adesso faccio il blu. Cioè lo fa Yumi. Questa live è piena di Yumi. Yumi dappertutto. Esatto, Yumi dappertutto. Andiamo. Ma non è un segreto, Matti, non si può dire? Perché mi farma i minion? Cioè, non capisco. Questa Yumi scende un po' troppo per i miei gusti. Scende davvero troppo. Non mi fido di questa Yumi. Vabbè, è esplosa come una puttana. C'è l'alternativa. Vabbè, come vuoi. Io sono qua. Se vuoi saltarmi su. Vabbè. Yumi. Allora, vabbè, vaffanculo. Giocherò senza Yumi. Che cazzo devo fare?
Non sembra molto bravo, mi sa che non l'aggiungerò. Ma I'm sorry for being a bad Yumi, but it's a second time. Think that this is my first time shield. Ecco. Il torneo ragazzi è full, però vi ricordo che voi potete comunque partecipare al torneo se siete in live il giorno del torneo. E c'è qualche disertore, tipo che ne so, c'è un team che non si presenta o un ragazzo di un team non si presenta, ecco, voi potete entrare al suo posto. Interessante. Quindi potete entrare al posto di quella persona o al posto di creare proprio un team, due persone proprio qua in chat nel giorno del torneo, che è il 18 ragazzi, ve lo ricordo. Poi vi ricordo che fino a dopodomani c'è un giveaway su Discord di due mystery skin. Vi basta entrare nel Discord, andare nella stanza giveaway e partecipare al giveaway cliccando sulla reaction al bot. Finisce dopodomani questo giveaway ragazzi, nella live del 9. Di verrà stato il vincitore durante la live. Via via via. Troppa gentaglia. Se riusciamo a fare il quarto drago è tanta roba. Ragazzi, qualcuno è abbastanza esperto da dirmi: Shyvana, prende qualche cosa da questi buff? Perché so che per esempio Udyr gli hanno diminuito, gli hanno fatto le cose solo per lui quando prende i draghi della nuvola. Shyvana non penso che... Forse guadagna più furia? Purtroppo non lo so. Genera furia più velocemente. Grazie, visto che lo sapevo. Sapevo che c'era qualcosina. Sapevo che c'era qualcosina di questo genere. Però appunto non giocando Shyvana non me ne sono mai fregato. Mai mi è importato. Ora, giocando tutti i champion del gioco con questa challenge, ragazzi, sto imparando tutto quanto. Oh, tempo di fare il challenge a domani. Prossimo mese ci sono. Va bene, Sble Pro. Prossimo mese potrebbe esserci il torneo 1v1 o 3v3. Non lo so, vediamo. Da quanta gente vuole partecipare a questi tornei. Considera che il 2v2 è stato full, cioè non è stato full per molto tempo. I nemici hanno molta paura di noi comunque. Sa che sto morendo. Ovviamente Yumi non sta su di me. Ma ormai a quello ci sono abituato. Sa perché io mi scende così tanto? Cioè non è worth, però. Comunque drago in 20 secondi. Loro lo sanno là distrarre. Va bene, io vado dal drago. We Drake, you distract. Distract. Shyvana and Yumi, new best yaoi. Cosa vuol dire? Qualche esperto in giapponese? O quei termini lì? Yumi, stai su di me, ti prego. 150 di attacchi base non sono tanto quanto 200 di AP su di me. Okay, guardate, 424 con Yumi sopra, 50 di AP in più. Che ovviamente danni della V, della E. E basta. Abbiamo Cloud Soul con 10% di movement speed, va bene. Tanta roba. Ah, ho capito, va bene, codice. All'inizio è difficile da comprendere Yumi perché da giocatore non ti viene da dire devo stare sempre dentro al tizio. Ma in realtà non devi stare sempre dentro al tizio. Però non devi stare così tanto fuori, ok? Sì, ok, sembra che stiamo parlando di porno, appunto, però in realtà stiamo parlando... Io mi stesso di me, tesorino, vabbè. Vabbè. Cioè, nonostante ragazzi noi abbiamo preso tutti i draghi, ma io ci guadagno qualcosa a prendere i draghi. Cinque per Furice Dragon preso, ok, io guadagno resistenze. Niente ragazzi, questa partita forse io prendo S proprio come voglio, ma non so se riesco a vincerla.
Lo sapevo che era una ragazza. Lo sapevo. Raga, io vi ho detto, questa è una ragazza tedesca. Bam. Ma si è avverato, codice, si è avverato persino questo. Madonna santa. Beh, vabbè, io non lo so come sia possibile. Cioè, questa è una ragazza tedesca. Di dove sei? Danimarca, ok. Siamo lì, ok. Ragazzo, dammi i numeri del gratta e vinci. Mamma mia. Mi leggi? Ciao Giomo. Sì, sì, ti leggo. Dopo stacchio ne fai un'altra, così magari redimo il giochiamo insieme. Guarda, il giochiamo insieme mi sa che dopo farò comunque ranked, quindi non farò normal. Sì, no, però posso comprarti il Grotto Vinci. Ha il sesto senso, ma non lo so, raga, davvero, ma... Sapevo... Così, me lo sentivo. Perché boh, ha scritto un messaggio in chat. Vedo, secondo me da questo messaggio, da come l'ha scritto, lei è una ragazza ed è di lì. Che poi... Se fare il cartomante, non lo streamer. Possiamo fare cartomanzia in live. Non so se si può fare. È vero che tu sei il mio segreto? Sì, ovviamente. Ma non è un segreto, cioè... Potresti anche dirlo, secondo me, è una cosa bella, no? Ecco. Ovviamente loro hanno un team più forte del nostro, e quindi vincono. Purtroppo, ragazzi, come dicevo all'inizio della partita, questa partita è difficile da carriare. Ovviamente si è avverato che lei era una ragazza e si avvera anche che non si riesce a carriare. Adesso provo a fare la zania, così magari subisco meno danni fisici. Che alla fine sono tutti a D a parte Lux. E poi hanno una bella build. La Trinity più la Stera, che mi sa tanto di Orph build. Sta iniziando a prendere resistenze e via. Yumi 2. What about me? I knew you were a girl and from Denmark. For this reason I asked you. Come si dice? Me lo sentivo, il mio sesto senso. Oh, you typed. Come lo sapevo? Da come hai scritto? Da come hai scritto il messaggio? Ok. I felt that. Chissà quanto avrò scritto sgrammaticale in inglese, ragazzi, però benissimo. Yes. Vabbè, ragazzi. E che cazzo ingaggia qua? Non abbiamo un engager, cioè sono io con Shyvana P l'engager. Io lo faccio, però non voglio morire. Ecco, già finito il mio engage. E invece no! Io one shot questa puttana! Schivo la Q di Lux così. Ok? Vaffanculo, qualcuno ci muore qui. Ma perché non rallenta? Oh, flash. Andiamo qua. È esplosa come una puttana. Raga, basta, ero impazzito. Non poteva fermarmi la Q di Lux. Quindi devo flashare anche se non ci stava il flash. Forza ragazzi, datemi una mano, forza, forza. Oddio, questa... Ok, per fortuna è durata poco. Vaffanculo! Come triple kill?
Pensate, ragazzi, se Yumi fosse stata su di me da subito. Ragazzi, cos'è successo? Vabbè. Yumi, if you stayed on me from start of fight, it... Penis is good. Madonna, ma è uno scam. Tadreco was really important for us. Infatti l'abbiamo fatto ancora prima con me. For this reason I killed all. Ciao. Qualcun altro vuole essere one shottato? Mi sa che lei è il prossimo. Federica è felice. Penis is good, evviva. Qualcosa da dirmi, me lo dissi in faccia, hai capito? Ecco. Grazie, questa Yumi adesso le linkiamo la live, le facciamo vedere questo. Ok, le facciamo vedere tutto. Dobbiamo pubblicizzarci con tutte le Yumi del gioco. È piena di Yumi. Yumi dappertutto. Ecco, a proposito. Dovete entrare? Dov'è la mia brioche? Prima di morire io faccio questo. Madonna, che danni comunque. Basta. 840 di AP. Quasi one shotata. Prima di morire. Sputa fuoco. Questa Yumi è una stupida. Eh sì, Fede, è la seconda volta che usa Yumi. Infatti la inviteremo in live e le diremo: guarda, questo è quello che sono io. Sono un amante di Yumi. Adesso tu imparerai bene Yumi. Quando sarai main, tornerai nella mia live e dirai: io ora sono main, faremo una partita e vedremo il tuo miglioramento. Faremo il confronto tra questa partita e quella partita che faremo tra qualche mese, non si sa, e vedremo quanto sarà migliorata. Vabbè, dai. Morto tutto il team, ma lei è viva, ragazzi. Cioè, non per molto. Beh, è durata sicuramente più di altre persone. Ci penso io, cazzo. Dove il mio team fallisce, c'è Shyvana. Non so come mai mi curo così tanto. Ah, forse per questo. Rap. Mai sottovalutare un drago con le tette. Cazzo. Evidenza matrimoni di contrabbando in game. What? We need good team fight and baron. At least I have better score than the Pantheon. Sap, so no sap diff. Ah, queste sono le cose importanti.
È tornato Personality. Ciao amici, mi sono svegliato ora da un incubo bruttissimo. C'era praticamente uno che dava fuoco a mille fuochi d'artificio giganti. Il primo esplode sparando in varie direzioni tutti gli altri, che poi a loro volta esplodono. Il problema è che vengono sparati verso il basso. E quindi tipo io non sapevo se entrare in casa per ripararmi dall'esplosione oppure se la casa mi sarebbe crollata addosso. Oh, buon ritorno Personality. Ti darei il mio voto per questa frase. Dopo il mio team fallisce c'è Shyvana. Dove? Qual è il voto per questa frase? With me Shiv. È one shottabile? Il problema è che io sono l'engager, sono quello che fa più danni, sono quello che deve prendere gli obiettivi, cioè come facciamo ragazzi? Non posso fare tutto io, e invece devo sempre fare tutto io. Someone have to engage. Cazzo, ho fatto partire il play per sbaglio. But not me or we lose all damage. You Talon engage with R. Scusate per il replay ragazzi, ho cliccato il tasto per sbaglio. Sono un po' agitato in questa partita, come si può notare. Sapevo io che non dovevo ingaggiare io, però l'ho fatto lo stesso, perché ho visto una Caitlyn lì così. Troppo il mio team, raga, fa troppo schifo. I know, so it's better if Talon engage so he can R and I do damage with or this will happens. Ogni tanto fai partire degli play che non significano nulla perché ne sono molto belli. Hai visto Personality che come è migliorato il replay, la grafica, bellissima. Dai, possiamo ancora darcela. Dei Eveld, dai su che ce la possiamo fare. Siamo arrivati fino al minuto 42 e mo finiamo. Dopo questa partita non ne faccio un'altra. Ho cambiato idea ragazzi, perché ormai è tardi, questa partita sta durando troppo. Ci dobbiamo riuscire. Fatti parlare a me per te, lo so Fede, vabbè non ti preoccupare, lo so che Yumi non sta su di me, ok, cioè, è già dall'inizio della partita che gioca male. Ragazzi, lo so, è mezzanotte e mezza, guardate quanto sta durando. Raga, la sapete che io streamo dalle 9:30 a mezzanotte e mezza. Fino a una settimana fa l'orario era diverso, era... 10:01. Adesso è così. Ho 958 di AP. AP without you. AP with you. 140 more AP with you. On me. Doveva prenderlo Yumi, ma non l'ha preso Yumi. Ma qua non c'era una ward. Ma che cazzo di ward è? Il problema è che non possiamo ingaggiare. Perché loro hanno 10 engager. Cioè davvero, tutti ingaggiano. Darius può ingaggiare. Hecarim può ingaggiare. Pantheon può ingaggiare. Lux può ingaggiare. Minchia, c'è un fall sub. E quindi, cioè, non lo so. Ciao, minchia, c'è appena arrivato. Non tiltare, PvP. Ma non sono tiltato. Quando è che ho tiltato? Recentemente. C'è stata una live in cui mi è sembrato di tiltare. Ah, con Evelyn. Poi in realtà il mio tilt significa che io gioco 10 volte meglio del normale.
Me lo ricordo, quella live con Evelyn, ero tiltatissimo e ho tryhardato come la merda. E infatti abbiamo vinto, ho fatto 31 kill. No, 36? Vabbè, non me lo ricordo. Sì, vabbè, Cosmic, quello non è recentemente, quello si parla di 4 mesi fa. È ovvio che ero tiltato lì, perché purtroppo non potevo fare live. Ed era brutto. Ok. Stream da cena a colazione. Madonna. Questo orario è ottimo per chi deve andare a scuola o a lavorare il giorno dopo. Lo so, Eroni, infatti sono stimo a questo orario per questo motivo. Ora basta. Sì, ma restiamo a dire tanto. Guarda quanto sono tacosi quelli. Mamma mia. Me ne faccio i minion, non lo so. A me non hanno più l'Elder, però. Focus Darius. No, Focus nessuno, non fate schifo. 4-9, 2-10, 3-9. Nessuno, è tank. Perché in mid la gente piace giocare gli assassin, in top non si sa perché non prendono i tank. O il Bruiser, devono prendere Nico. Guarda, persino Pantheon supporta tank. Tan non può solo scappare. Cioè, quando succede, ci sono partite con un team del genere, raga, non... Più andiamo late e più sarà difficile. Grazie Minchia-chan per il sub. Comunque, bentornata tra i cugini. Era un po' che non ti si vedeva. Ogni tanto tu appari e poi scompari. Sei capitato ritardato in team. Più che altro abbiamo un team di merda e hanno tutti paura. Nessuno sa giocare il proprio campione e nessuno può far niente perché il loro team è troppo forte, ragazzi. Cioè, parliamoci chiaro. Loro hanno Darius, Hecarim, che... Da soli, prima di tirarle giù, ce ne vuole. Noi non facciamo danno. Io questa, la possiamo surrendare, per quanto mi riguarda. Però vabbè. È una bella partita? It's over. Sì. Pensa, con 4 draghi... Avessimo avuto, che ne so, il drago magari... Quello dell'oceano o il buff del drago infernale. Avremmo avuto molti danni. Questo drago qua è poco d'aiuto, sinceramente. Perché noi, quello che ci manca è l'engage. Quindi la moving speed non ci serve a niente, perché tanto non abbiamo un engage comunque. Stop waste our time. Lo so, piccano Nico top e succedono ste cagate. Piccano Talon mid e succedono ste cagate. Cioè, Talon mid rispetto a Lux ha zero utility. Talon mid o vinci dirli rommando oppure niente. Shiv, you only play jungle? No. I only play new champs. Donna santa se ti smonto, cazzo. Cioè, guardate quanto danno faceva Caitlyn. Io potevo shottare il loro carry o la loro Lux. Però il mio team non riusciva a fare niente. Così hanno utilizzo zero tutti quanti. Vabbè, dai. E niente, l'unica che ha fatto, che ci ha provato, vabbè, è stata Yumi, per ovvie ragioni. S-S di Shyvana, S di sei resistito rap fino a questo momento, ce l'abbiamo fatta. Oh. Guardate l'ammontare di danni. Brutta partita. Yumi... Linkiamo la live a Yumi, ragazzi. Facciamo un'altra? Allora, guardate quanti danni avevo, porca miseria. Ah, nothing. It was an Italian thing I say
after every game to see my Yumi on poster. Guarda la mia Yumi nel poster. Eccola qua. Buondì, buonasera, Merio da Dude. Anche se arrivi tardi. Facciamo vedere a Yumi. Ragazzi, la Yumi nel poster. Siete pronti? Sarà molto contenta. Rap stream alle 19 pm al 2021. I'm watching now. Oh, hello Yumi. See my Yumi on poster? I love Yumi, indeed. I have to make you see this too. Sorry for my English. See this. Ah, I love Yumi. No, 15 secondi commercial. Stavo vedendo la pubblicità, ragazzi. Hello Yumi, you see my chat is... Oh, now show me. Yumi on poster, here it is. And on t-shirt. I love Yumi, you see? Ah. Yeah, it's a little bit cringe, but I know... Ah, and I have also this. The skin. Eccolo qua. Here it is. Ah. You like it? You have to become a Yumi main. That is also one main. Awesome, okay. You have to become a Yumi main. When you will be Mastery 7, you will return to me and we will do another game together. So we can, we will see your upgrade. Your, I add you on friends. When you will be Mastery 7, we can do a game together if you want. Now I'm logging out, so I'm... Whoopi, thank you. Very thank you. And Whoopi also to you. You have a lot to learn. That's il mio inglese, mamma mia. My English is very bad, but I will learn English and you will learn Yumi, so it's fair. We will wait for you. Esatto, ragazzi, scrivetele voi. We will wait for you. You will become Master 7 and we will play again together if you want in my live, in my stream. Sembra il discorso di Renzi. Sì, va bene, ragazzi. Ok, now I will say hello to my chat. Beh, ragazzi, shish. Oh, ci ho provato, ok ragazzi, non parlo mai inglese, voglio vedere voi, venite voi a parlare inglese, bastardi.